Ma ora in onda Tutti i figli di Campanaro con Giovanni Mafrici. Campanaro, Campanaro, Marco. Campanaro, non si dimentica mai. Buongiorno, bentrovati tutti i figli di Campanaro, l'appuntamento con la pallacanestro. È un giorno importantissimo per la storia di questo sport. Buongiorno Flavio Tranquillo, innanzitutto. Buongiorno. Allora, Kobe Bryant è passato da qui, è passato da Reggio Calabria, è stato anche a Rieti, a Pistoia, a Reggio Emilia, ha lasciato il cuore, insomma, ovunque è andato, specialmente a Los Angeles nell'ultimo ventennio, direi, dico bene? Ha lasciato un segno, direi, poi ognuno se la vede con il suo cuore, non esagererei nel fatto che amici siano dell'ultima partita, perché anche certi aspetti dell'ultima partita, comunque un po' troppo di amicisiani per la mia sensibilità, sono stati, però ha lasciato un segno e il segno va riconosciuto e rispettato, che sono due cose diverse e ugualmente importanti. Probabilmente termina un'epoca, l'epoca marchiata Kobe Bryant. C'è chi dice secondo solamente a Michael Jordan. In tutti questi giorni, durante la nostra trasmissione, ci hanno contattato i nostri amici. No, era meglio Larry Bird, era meglio Magic Johnson. Probabilmente fare classifica è troppo difficile quando ci sono eccellenze e miti di questo calibro. Ma più che essere difficile, è tutto impossibile tecnicamente. Se l'esercizio viene preso con leggerezza, può anche essere stimolante, nel senso che si possono provare a fissare delle cose, altrimenti no, è semplicemente del tempo perso. Ho letto una frase molto interessante ieri, scartabellando un po', di Larry Bird raggiunto per ragguagli da Kobe Bryant, che aveva l'abitudine di punzecchiare il cervello, traduco direttamente dall'inglese, dei grandi di questo gioco, e quando ha parlato con Bird, Bird gli ha detto delle cose e poi gli ha detto: guarda, io, tu e Michael, inteso come Jordan, avremmo dovuto fare uno sport individuale, perché lì saremmo stati davvero completamente inarrestabili. Che non vuol dire che odiavano il basket o ancora di più odiavano i compagni, però vuol dire che tutti e tre hanno avuto una dimensione quasi psicotica rispetto al lato individuale, che è stata una delle loro cifre. Sì, assolutamente. E poi qui, insomma, in Calabria sono uscite fuori fotografie bellissime, addirittura Sky Sport ha creato ad hoc una grafica dove c'è Kobe davanti e una foto targata 1987 di un Kobe con la maglietta col pesce spada davanti, era la cestistica pelo viola, il coach era Rocco Romeo. Sembra ieri, era il torneo dei Salesiani del Rione Modena, sembra una favola, un libro da leggere, però è tutto vero. Sì, credo che sia tutto vero, e effettivamente per noi questo sapore italiano, che è lontano nel tempo, però è molto presente, da un'ulteriore dimensione a Kobe, davvero particolare. Sì, sì, assolutamente. E tutto questo è uno spot bellissimo per questo sport e soprattutto per la NBA, che diventa sempre di più probabilmente qualcosa di bellissimo e per certi versi superiore al calcio, però noi siamo di parte. Beh, questo è il discorso di prima, io non so se sia superiore o inferiore al calcio, e non è neanche così interessante, anche perché superiore o inferiore andrebbe qualificato e sarebbe ancora più difficile che stabilire se era o Jordan o Magic o Kobe o quelli che volete voi, ne potremmo dire altri 10. La realtà è che l'NBA lavora con una potenza di fuoco a livello di marketing nei tanti sensi di questa parola, che non sono solo positivi e non sono ancor di meno solo deteriori, tale per cui raggiunge sempre più persone. Alla fine sono sempre più persone raggiunte dalla pallacanestro, e questo sicuramente per chi ama questo sport come noi è un bene in assoluto. Poi più queste persone sono coscienti e stimolate e aiutano una bella discussione, ecco, quello poi allora diventa il trionfo. Grazie mille Flavio Tranquillo. Ciao.
saluti a voi. Alla prossima. Era Flavio Tranquillo, la voce probabilmente più importante del basket italiano e non solo, è la voce italiana del basket nella NBA, che ha argomentato sull'evento più importante del momento. Kobe Bryant si è ritirato, ha giocato la sua ultima partita e questo è l'argomento principale della giornata, anche perché 60 punti nella sua sfida conclusiva sono realmente uno spettacolo meraviglioso. Tutti i figli di Campanaro con Giovanni Mafrici. Campanaro, ma Campanaro, non si dimentica mai.